avevamo la percezione che questo PNRR... È un treno che non possiamo perdere, quello del PNRR, è un'occasione unica per il Paese, è stato costruito per determinare dei risultati che si dovrebbero consolidare nel tempo. Purtroppo noi vediamo oggi una dinamica che non ci rassicura molto su questa dimensione. Poche in realtà delle risorse finora arrivate sono state riversate sui territori, soprattutto sono concentrate su grandi infrastrutture, soprattutto al nord in questo momento. Anche la riscrittura del PNRR ha concentrato ancora di più verso il nord e il centro del paese anche la dimensione infrastrutturale. C'è un problema di competenze, pensiamo, nelle pubbliche amministrazioni, che oggi, dopo anni di riduzione del personale, non hanno più le competenze in grado di progettare anche e costruire in parte il proprio futuro. Una relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio ci dice che circa il 75% delle procedure di gara è fuori il periodo di obiettivi, quindi sono in ritardo. Su un campione di 230.000 progetti ci dicono che nel 92% dei casi le fasi di esecuzione sono in ritardo. Su 200 miliardi assegnati all'Italia, solamente il 14% delle risorse ad oggi è stato speso. Praticamente i trasferimenti avvengono dalle amministrazioni centrali ai soggetti attuatori. Questa fase, che è governata dal governo, amministrazione centrale, sembra che vada abbastanza in linea con i tempi. Poi, quando si passa dai soggetti attuatori che devono mettere queste risorse a gara e poi aggiudicarli, sembra che lì si vada molto a rilento. Le istituzioni non sono preparate, e non è colpa delle istituzioni, perché in questi anni c'è stato il blocco del turnover, l'ha detto la Svimez nell'ultimo rapporto 2023, se il PNR non viene speso per quanto è stato deciso si rischia la recessione. Finiamo con una battuta, che è quella che in Sicilia si festeggia una tratta ferroviaria a 86 km orari, quando nel resto d'Italia siamo arrivati a 350 km orari. Questo ci fa capire che il PNRR è fondamentale, e se vogliono, va bene anche il ponte, ma prima di questo occorre fare tutto il resto.